E questa mattina al Paladozza di Bologna c'è stata una manifestazione unitaria di CGIL, CISL e UIL. Sono intervenuti i segretari regionali, CGIL e CISL, Vincenzo Colla e Giorgio Graziani, e il vice segretario regionale della UIL, Giuliano Zignani. Nei confronti di quest'ultimo ci sono stati fischi da parte della platea. Ma vediamo il servizio. Si sono ritrovati al Paladozza per chiedere più lavoro, più equità e più sviluppo. CGIL, CISL e UIL hanno voluto aprire una nuova fase di unitarietà. La manifestazione anticipa la mobilitazione nazionale dei sindacati del 22 giugno a Roma e ne ricalca la piattaforma per l'emergenza presentata al governo. Ma non sono mancati fischi all'indirizzo del vice segretario regionale della UIL, Zignani. Ecco, ci sono stati questi fischi, come li giudica? Beh, vabbè, la questione dei fischi fa parte naturalmente di un momento democratico che giustamente in tanti, eravamo 6.000 persone, ci può essere sempre qualcuno che dissente. Naturalmente io non ho assolutamente cercato la provocazione, nella maniera più assoluta. Abbiamo fatto un ragionamento di unità, perché questo è il momento che il sindacato unitariamente vada avanti. Quindi la giudico nel suo complesso comunque sempre un atto positivo, perché anche quando la gente ti fischia, dal di lì devi partire e capire quali sono le cose che puoi correggere. Ma un po' di contestazione, c'è una disperazione nei luoghi di lavoro, un'aspettativa molto forte. Noi dobbiamo valorizzare il fatto che oggi siamo riusciti insieme a fare una cosa importante, impegnarci di fronte ai nostri delegati a portare dei risultati. E noi dobbiamo portare i risultati di tenere i lavoratori dentro l'impresa. E abbiamo fatto un'operazione, l'abbiamo presentata oggi, molto importante. Quell'accordo sulla democrazia e la rappresentanza che abbiamo fatto con Confindustria segna una svolta. Porta la democrazia nei luoghi di lavoro. Rafforza la democrazia costituzionale, e se i lavoratori decidono, hanno più forza anche nel difendere il loro lavoro. E a Confindustria di questa regione, che sappiamo che era d'accordo alla firma di quell'accordo, adesso serve un salto di qualità. Ma sì, ma cioè, io l'ho anche detto, non ci prendiamo in giro, non è che ci siamo innamorati o è un amore a prima vista. Qui c'è una storia che è difficile, è complicata, in cui le nostre idee, che sono e rimangono non esattamente convergenti, avevano trovato divisioni. Oggi ci siamo rimessi insieme, sul passato ci sono stati fischi, ma sul futuro io ho trovato piena condivisione. Quindi da questo punto di vista qui era chiaro, era attesa la possibilità che alla prima manifestazione non ci fosse la piena sintonia da platea. Ma l'avete vista quanta gente c'era? Abbiamo riempito il palazzetto, abbiamo detto anche cose scomode, e alla fine tutto questo palazzetto vede nel futuro il sindacato confederale come elemento di riferimento. E noi questo è quello il messaggio che dobbiamo prendere. Un due